Buongiorno ragazzi, il cielo è grigio, grigissimo oggi, infatti prima che succeda qualcosa porto il signor Rami fuori. Oggi non sapevo bene cosa fare, quindi ho scritto a Rose se voleva uscire, quindi preparo poi il pranzo. Oggi ho messo a mollo gli gnocchi di riso, ormai è la mia nuova cosa preferita. Primo perché non ho tantissime cose in frigo, perché vi ho già detto, insomma, non posso prendere tante robe perché poi devo andare via. E almeno in questo modo, facendo gli gnocchi di riso, riesco anche a finire tutte le verdure. In questo caso abbiamo cipolla, il pak choi, la carota, i funghetti questi qua e il cavolo barra verza, non so come lo chiamate, io questo lo chiamo cavolo. E la verza invece è quella con le foglie più verdi, più rugose. Qui ho messo a mollo gli gnocchi di riso. Beh ragazzi, anche oggi devo dire che ho uno slay per due o tre pasti. Tra l'altro sono messo anche le rice cake queste col formaggio, che me le ero congelate e me le sono ovviamente scordate. Quindi adesso finisce di cuocersi, poi è pronto. Ma ci siamo spoilerati una cosa degli Stray Kids Magic School. Beh, comunque mi sorprende. Cerchiamo il nostro. Cerca il tuo naso, lo salva. No, è troppo poco all'insù. Ah, sono sempre loro. Sì, sempre. Niente, eccomi qua con la mia fantasy. Oggi cappellino così perché non mi andava di mettermi quello normale. La mia amica. Guardate quanto è super figa con questa borsetta, ve la ricordate? Senza un'unghia. Vabbè, devi tornare in questi giorni. Se quando andiamo in Yongdong. Bravo. Torna da te. Torna, torna. Oddio, guarda. Ecco qua la fila. Ma per il salto è bread questo qua. Sì, vabbè, però è pazzo. Però lo voglio proprio poi, il giorno che non ci sarà fila. Ah, eccoli. Senti che odore di burro. Che succede? Amara. Oggi perché è tutta di nero, non io. È vero. Vabbè, la parte sotto. Allora, perché mi vedete così? Guarda, se abbasso così non si vede. Wow. Vabbè, perché c'era questo dettaglio di questa borsetta verde. Che non è assolutamente lo stesso verde. Ma noi ho detto qua, wow, l'unico che ho visto qui. No, lo sai perché? Perché quando mi truffo a volte prima, questo qua devi far passare la maglia. Con questa invece è larga e ho detto vabbè, faccio prima così. Vabbè, comunque mi sono persa il discorso, volevo dire. Questo posto si chiama e questo è il numero 1. E invece io ero già stata al numero 2, che è molto più industriale, a due piani. E ci eravamo andati tipo dopo cena, mi pare, con Gianna Alessia, cioè al tempo quando era. C'era più roba quando sono andata a quell'ora che adesso. Alle 5 e mezza non trovate niente nei caffè. A parte il nostro, quello layout, come si chiama? Layout. Ma la mia missione è recensire torte di carote. Questa è diversa, però. Posso fare una lista? E questo non so cosa, è un crumble. Però sembra, vi posso dire che sembra umida, quindi mi sembra già buona. Poi abbiamo un matcha strawberry. Strawberry matcha. E questo con le noccioline anche qua. Mentre stappi le foto ti lascio fare il video, credo. Mi sono fatta le foto, ragazzi, mi ero persa il frame di Golden, ho recuperato un attimo. Ha cominciato a urlare, che devo dirti? Ma cos'è? Inspired by la canzone di IU? E Kim Tetteyang. Eccomi qua. Ragazzi, incontri fortuiti. Che lo salva, figurati qua. Io dormo, ragazzi. Io un secondo ci ho messo a riconoscere. Era tutta incappucciata, struccata. Ma era Su Young, quella delle G-Idol. Come si dice? G-Idol? Ma non lo so, vabbè, avete capito. Queen Card, Super Lady, bla bla bla. Sono sempre qua, stanno sempre a sonno. Sono sempre qua. Però che carino. Non me l'aspettavo. Oh! Ah, comunque è questo, vedi, il pop-up. Ora vi faccio vedere un pop-up pieno. Vediamo tutti questi fiori in giro. C'è una mega rosa qua. Sono appena tornata a casa e mentre eravamo fuori, diciamo che ci hanno dato una notizia che esattamente non ci ha entusiasmate, anzi ci fa rivedere un po' di varie prospettive, tra cui anche quella cosa che vi ho detto, che non sarò appunto qui a Seoul, anche se in maniera rivisitata farò questa cosa che devo fare, però appunto non sarà più come doveva essere. Magari quando riuscirò e potrò spiegarvi meglio tutti i dettagli capirete. Comunque noi non ci abbattiamo.
comunque sono tornata adesso, sono le 10 di sera. Abbiamo anche i signorami, che vediamo amore, perché mamma deve finire di lavorare una cosa. Se facciamo in tempo usciamo, se no adesso fai la pappa. La vuoi fare la pappa testa a mela che non sei altro? Mamma se va a fare una vacanza pure lui. Se va a fare una vacanza perché non viene con mamma. Quindi devo anche cenare, per fortuna abbiamo l'avanzo qui della gnoccanza. Quindi ora vi faccio vedere innanzitutto la cosa delle mermelmelo di che ho comprato, perché sono molto fiera. Lo sapete, in realtà la mia preferita è Anon, che sarebbe quella blu. Però mi sono fatta il tatuaggio di Karen, questo viola, e poi tutte le decorazioni in casa mia sono viola, quindi aveva più senso prenderla viola. Il negozio vendeva tutte ste cagatine giapponesi, perché, cioè, come le posso definire cagatine? Cioè, niente di fondamentale importanza. Eccola qua. Dai, però, raga, dobbiamo essere obiettivi e dire che è bellissima. Poi attenzione, perché non è solo così, perché in teoria si dovrebbe aprire, in pratica non sta succedendo niente, ma mi parte pure un'unghia. Cioè, scusatemi, dai, ma che vibe è questa? E poi in realtà sarebbe un porta qualcosa, pure se ci volete mettere. Faccio doccia, poi vado a lavorare e mi sa che noi ci sentiamo direttamente domani, perché tanto per oggi, ecco, nulla più di interessante. Domani è il succo della situazione. Buongiorno ragazzi, oggi è il grande giorno del cambiamento. Mi sono appena finita di dare una sistemata, una truccata, tanto insomma è sempre la stessa solfa. Anche oggi, guarda un po', è nuvoloso. Io non sapevo di essere venuta a vivere a Londra più che in Corea, perché veramente ragazzi è sempre nuvoloso questi giorni, poi tantissimo. Comunque guardate i capelli come si sono già schiariti, e anche stanno molto più chiaro. E oggi, visto che appunto devo andare a fare questa cosa, è importante che i miei capelli siano un po' schiariti. Li ho lavati un'altra volta, se ve lo state chiedendo. Dettagli, penso non aver mai lavato così tante volte i capelli in 5 giorni della mia vita in generale. Sono morbidissimi, cioè sembra che io non ci abbia fatto nulla, quindi non vi preoccupate. Quindi ho fatto una decolorazione 3 mesi fa e l'ho rifatta una adesso. I miei capelli sono molto forti e di certo non li voglio rovinare adesso che comunque stanno ricrescendo. Oggi appunto vado a mettere l'extension. Eccomi arrivato, ho trovato il posto molto facilmente. Eccolo qua, a Mumu Air, sesto piano. Ricordiamoci sempre che questo è il primo. Allora, forse l'ho messo un po' tanto lunghi, perché alla fine ho fatto 22 inch. Credo abbiamo messo 200 grammi, perché poi ho visto che li aggiungevano. Cioè, il colore è perfetto. Non so come hanno fatto, sono entrata neanche 3 secondi, già avevano i capelli in mano del colore giusto. Comunque, credo siano molto lunghi, ci dovrò fare una bella abitudine. E poi ovviamente piove, perché figuratevi quando mai. Poi a casa ve li faccio vedere meglio, perché adesso sono un po' con la giacca, le robe. Ah, PS, è stata velocissima. Vabbè che stavano in due, però ci hanno messo 40 minuti. Aspetta, ve lo ridico, 40 minuti. Cioè io scioccata, quando avevo messo quelle con la cheratina, io ci avevo messo 10 ore, non sto scherzando. Wow. Tornata a casa, non so bene come farvi vedere il tutto, quindi penso se vi metto qua, adesso c'è un po' di questa luce. Comunque raga, cioè hanno azzeccato tutto, pure il riflesso. Sparatemi un prezzo, voglio che prima scrivete nei commenti la vostra ipotesi e poi io vi dico quanto effettivamente ho pagato e voi farete wow. Stoppate, scrivete il vostro commento e adesso io vi dico invece quanto ho pagato per tutto questo lavoro. Ecco, spero così si veda dove arrivano. Ho pagato 380.000 won, che sono all'incirca 260 euro, 250, tipo una cosa così. Io sono scioccata. Ovviamente se l'avessi messi più corti avrei pagato di meno, sempre solita storia. Però per ora mi volevo godere questi qua. Si fa sempre tempo poi a tagliarli, come dico sempre io. A mette ci vuole di più, a toglie di meno. Com'è soltanto dietro, lo state vedendo prima voi di me. Poi vabbè, mi hanno spruzzato l'acqua sulle radici, quindi adesso io ho le radici ricce, giustamente, perché non si aspettavano i miei capelli fossero così. Che poi io sono arrivata, per fortuna avevo già lavato, ho piastrato i capelli di mio, perché in realtà loro non li lavano, credo, o almeno non mi sono girata troppo ma non ho visto un lavaggio, quindi boh. Qua sopra non c'è niente, la prima riga inizia qui e vorrei farvi vedere, cioè vedete quanto è sottile? Ecco, forse così si vede. Prima facevano passare questa cosa, poi attorcinavano un lato e poi rintorcinavano tra di loro. Assurdo, velocissime. E poi finivano appunto con l'elastichettino e avevano questa forbicetta
tagliamo l'elastichetto. Adesso devo solo rifarci l'occhio, che è un po' che non mi vedo con i capelli specialmente così lunghi, penso da quando c'avevo naturali, che poi li ho tagliati la prima volta e da lì è stato un disastro praticamente. Tornassi indietro in un momento della mia vita, forse sceglierei quel giorno lì. Così sembra con i capelli rossi. Guardate, guardate, un po' perché c'è la golden hour, un po' è riflesso. Ho appena finito di vedere Damsel. Raga, bellissima, una storia, parte tutta al femminile, cioè a partire da antagonista, drago feroce, che a tratti mi ha ricordato un po' alcune scene di Shrek. Ma non è male. Sto cercando qualcosa da guardare. Io adesso vado a dormire, anche perché è tardissimo, ragazzi. Sono le 2:25. Buongiorno ragazzi, allora meno uno per l'Italia un'altra volta, a parte Risalba che l'ha spoilerato ovunque. In realtà dovevamo andare per un'altra cosa, per un altro progetto che poi non si è più fatto. C'erano i biglietti comunque, quindi alla fine sono andata, visto che già mi ero organizzato con cane e tutto quanto. E ovviamente, appunto, a proposito di cane, oggi io e il signor fidanzato lo andiamo a portare in una sorta di dog hotel, perché nessun altro lo può tenere e Ami si va a fare una bella vacanza, quindi dobbiamo portarlo ovviamente in zona Gangnam, perché dove poteva stare se non lì. E a proposito appunto del fatto di tornare in Italia eccetera, tutti i giri che stavo facendo ultimamente erano perché le mie amiche mi hanno chiesto delle cosine. Tipo ieri sono andata in questo posto che fa solo mandorle, o comunque ci sono altre robettine aromatizzate, e ho preso appunto tutte queste per Julie. Ma in questi giorni qua fuori ho accumulato cose che appunto ho preso. Poi ho cercato di non fare la valigia mentre c'era Ami, perché lui si intristisce subito appena vede la valigia, quindi non ho ancora preparato nulla, dovrò fare tutto stasera. Domani devo stare in aeroporto per le 11:30, quindi vabbè, poi verrete con me, un altro viaggetto così easy easy. Ma adesso mi devo prestare assolutamente i capelli, perché ieri sera li ho lavati, non so quanto sia stata una buona idea in realtà, perché a parte ci ho messo mezz'ora a asciugarli, fantastico. Io di solito cerco sempre di andare sull'aereo con i capelli non sporchi, però comunque insomma da lavare, perché poi sull'aereo mi tocco, mi struccio, insomma non è un ambiente proprio pulitissimo. Però stavolta sentivo il bisogno di lavarli, non lo so, sono sicura che sarà molto bene. È vero, ma ci mancherà tantissimo, anche perché dobbiamo stare separati 20 giorni. Ho lisciato i capelli, vi faccio vedere com'è l'effetto. Bellissimo. Sì, non ho mai avuto, e io appunto ho provato diverse extension, non ho mai avuto delle extension che si mischiassero così bene ai miei capelli. Oh, c'è la signora, che ogni volta non so mai se mi vede o meno. Lei prende sempre le piante, le erbette dalla sua terrassina. Mentre mi preparo la colazione vi faccio vedere che ho trovato il mio talento. So che sono un portento nello svuotare i frigoriferi. Da qui troviamo l'acqua, salse, cose che va bene, poi questi io li ricontrollo sempre una volta che arrivo, giustamente. Poi questo qua è già pronto per cena, l'insalatina. Questo non so se dovrei buttarlo, perché poi ovviamente lo sapete che con le cose nei barattoli bisogna stare attento se sono aperte, ovviamente con il botulino, bla bla bla. Questa vabbè, la salsina che ho fatto io, quindi poi la finisco e la si pulisce. Ragazzi, non c'è niente. Bravissima io, bravissima. Tra l'altro ho preso questi due aggeggi per appunto l'aereo che testeremo, le ho prese entrambi su Shane. E questa è la cosa più curiosa di tutte, perché io ho problemi di circolazione, vi ricordate, del mio piede che si gonfia, ho bisogno di tenere un po' i piedi alzatini, e quindi proveremo anche questo che si incastra sempre sul tavolino, vedete? Qua ci sono le immaginine. Siamo arrivati camminando a Gangnam, perché mi ero fatta portare con il taxi a Seoul University. Non pensavo fosse così stanca. Io cammino veloce e sto anche correndo. Tra l'altro ho la borsa di Ami messa qua, pesa un botto, mi sto facendo la pipì sotto. Spero di trovare il signor fidanzato presto lungo questa via e di affiancargli almeno la borsa. Oh no, Ami è arrivato? Ami è arrivato. Amore, oddio, i capelli. Ok, già. Non è paia.
Allora ragazzi, sono tornata in realtà a casa già da un po'. Ci ho messo un pochino per riprendermi perché è stata una cosa dietro l'altra sostanzialmente. L'ho lasciato pensando, oh yeah, super strong, così independent woman, bla bla bla, signor fidanzato mi ha aiutato. Anche perché a un certo punto hanno iniziato a dirmi, ma no, adesso io dobbiamo fare un vaccino. Io, che? Cosa? Che vuol dire? Nessuno mi ha detto questa cosa. Per fortuna ho sempre la foto delle sue vaccinazioni e tutte le cose che ha fatto. Gli dovevano fare sta antirabbia robe, ma io ho detto scusate, ma se io sono venuta qua con l'aereo l'ho fatta l'antirabbica, no? All'inizio mi sono trattenuta, prima perché dovevo salutare comunque anche il signor fidanzato tra l'altro. Poi quando sono salita sull'autobus, ragazzi, non ce l'ho fatta più. Io non ho mai lasciato Ami a qualcuno che non conosco. Devo ancora fare la valigia perché poi mentre che preparavo un pranzetto, insomma, con le due cose sostanzialmente che ho in frigo, stavo anche un po' pulicchiando. Infatti ho tolto la copertina di Ami che ho messo a lavare insieme anche alla copertina della cuccia, ho spelacchiato, ho pulito il divano, insomma le mie solite cose prepartenza. Adesso fatemi fare l'ultimo giro qua della lavatrice. Buongiorno, sono in aeroporto. Ovviamente ho appena droppato la valigia perché finché io non faccio quello, purtroppo non preferisco parola. Penso queste sono le prime parole che dico da stamattina. Comunque allora ho avuto un brusco risveglio perché non ho fatto colazione, non avevo nulla in casa, l'avete visto. Ho detto arrivo qua, ci sarà il mio solito 7-Eleven. Stanno chiudendo tutti i convenience store dentro l'aeroporto. Ora sto scendendo al piano degli arrivi, dove di solito ci dovrebbe essere. Vi faccio vedere, prima era laggiù, ok, e non c'è più. Cioè, le brutte me ne esco un po' a svapare, tanto ormai il mio biglietto è tutto. Poi non so quale tipo di idol o celebrità stia per arrivare, ma vedete come fanno con i fogliettini per terra e aspettano l'arrivo. Comunque alla fine ho deciso di droppare l'idea di cercare qualcosa da mangiare, tanto mi ricordo che l'altra volta io sono partita alla stessa ora e appena saliti sull'aereo ci hanno subito dato qualcosa da pappare. Una bugia, mi sono presa una champagne. Questo è il mio gate 265. C'era davanti Dunkin' Donuts senza caffè perché io tanto non lo bevo, quindi continuerò a bere questo acquettino. Mi spezza sempre vedere le loro facce in giro. Allora spero che mi sentiate perché come sempre devo parlare in bagno quando sono sull'aereo. È tutto così traumatico perché sono vicino a una coppietta che probabilmente sta andando in luna di miele, visto che continuo a guardare le loro fedi alle dita e le foto sul telefono di loro che si sposano. E questo io lo so, non perché io smircio nei telefoni degli altri, ma hanno abbassato tutte le luci e vicino a me c'è questa luce incessante di loro che continuano a contemplare queste foto. Sono già passate 3 ore e chi lo sa per quanto continueranno. C'è stato un viaggio un po' lungo, se posso dirvi, però tutta skincherata. Mozzarella. Mi sento male. Ho finito di cenare. Potete capire, mozzarella, dico solo questo. Vorrei soltanto mettermi le ciabattine, farmi una doccia. Quindi adesso trovo un asciugamano e faccio questo, perché l'altra volta poi mi sono portata via l'accappatoio, quindi non ho più l'accappatoio. Giuro, non sono mai stata così stanca dopo un viaggio. Cioè, penso stavolta forse uno dei peggiori di sempre. Poi comunque sono 14 ore, non è una passeggiatina. All'inizio tranquillo, le ultime 2 ore, raga, le ultime 2 ore per me valgono più di tutto il viaggio. Poi mi sono trovata questa maglia. Oh mio Dio, non me l'ho presa l'altro giorno. Ma c'erano pure i pigiami di Winnie. Un bacino in diretta. Buongiorno, primo giorno ufficialmente in Italia. Oggi sono da sola perché sono tutti fuori. Ma in realtà devo lavorare anch'io, che sia ben chiaro. Letteralmente ho appena finito di aprire le finestre. Poi ieri mi sono fatta la treccina e i capelli diventano subito un po' mossi, che non mi dispiacciono, Colazione, in realtà mi sono svegliata alle 7, ma ieri sono andata a dormire penso prima delle 10 di sera. Ero stanchissima, più che stanca avevo due occhi tanti, che comunque li ho ancora. Vediamo cosa ci hanno lasciato qui per la colazione. Non è vero, i soliti bisogni. Vabbè, questo è tipo, ormai è tipo un rito. Da stamattina in cui ci siamo sentiti l'ultima volta, io praticamente ho realizzato le clip che dovevo fare. Mi sono anche fondotintata perché appunto dovevo registrare delle robine. Guardate che base carina. Veramente spalmato così il cushion, messo il blush con la ditaggine e anche il correttore. Il prodotto è questo qui ed è una nuova uscita in casa Yepda, il Dewy Day Cushion
Foundation Foundation. Come vedete io poi l'ho personalizzato con tutti i vari sticker che trovate all'interno della confezione. Io ho la colorazione più chiara, all'interno c'è lo specchietto e il puff per l'applicazione, ovviamente a forma di cuoricino, quanto è bello. E aprendo qui avete il vostro cushion. Se volete provare anche voi questo prodottino, mi hanno dato un super codice di lancio, quindi potete utilizzarlo sul sito non solo per questo prodotto, anche se come avete visto sarà sicuramente la mia routine da oggi in poi, ma anche tutto il resto dei prodottini. E poi quando sono arrivata, mia madre mi aveva fatto trovare quella maglia che avete visto di Winnie, solo che la dovevo cambiare, quindi le ho detto vabbè, andiamo a fare un giro da Primark. Eccolo qua, il giro da Primark. Vi faccio vedere cosa ho preso. Prima cosa questo cappellino. Vabbè, lo sapete che io impazzisco per i cappellini con visiera, quindi questo non ho aggiunta. Ho preso un pigiamino, però questo qua è di quelli estivi. Mia madre, no, non prendere l'XL, perché ho preso l'XL. Ma raga, io i pigiami li voglio super mega extra larghi. Vabbè, con qua questo pantaloncino con questa stampa un po' animaliera, non lo so perché era l'unico scuro. 9 euro. È assurdo, perché da prima ci sono delle cose che dici 28 euro? Magari meno. Però per i pigiamini è sempre una garanzia, cioè 9 euro. Poi ho preso queste qua perché io le calze in Corea non le trovo, raga. Ci ho provato, ma sono tutte, cioè compri la XXXXXXXXX, due giorni dopo XXXL, non mi stanno o mi arrivano tipo ad un'altezza che le calze, insomma, non dovrebbero arrivare proprio lì. Poi ho preso questo pantalone che in realtà sono molto indecisa se darlo al signor fidanzato o tenermelo, perché io amo i cargo, quindi non lo so. E questo mi piace perché sopra ha la fascia così con l'elastichetto. Eccolo qua, 22 euro. Poi dei calzini. Ho preso questi bianchi perché ve l'ho detto che io ho il problema che mi si gonfia il piede, quindi molto spesso non posso portare i calzini con l'elastico troppo stretto sopra. E questi qua appunto vedete non hanno la cucitura praticamente. C'è sta anche nero, ma che adesso non trovo. Ah, invece eccoli qua, guardate. Questa qui l'ho presa per il signor fidanzato, ve lo dico, 11 euro, 3XL, non mi interessa perché in my baggy 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 hoodie, sapete che ci fa vivere una fantasy, l'adoro, cioè 11 euro tornerei ma a prendere pure io onestamente. Abbiamo un bellissimo set di Moutange, allora questa è sempre una maglia per il signor fidanzato, che è carina perché è molto accostinata e ha questo materiale molto molto fresco, quindi per la stagione che si avvicina va bene. E quindi gli abbiamo fatto un outfit, 10 euro, perfetto. Poi, ah, questa è carina ragazzi. Allora, c'era una cosa di Winnie, non c'era più quella, la maglia che mi aveva preso mia madre l'altra volta, quindi ho preso per me questa mega camiciona da notte. Troppo carina. Io d'estate solo camicia da notte dentro casa. 9 euro, ho preso l'XL perché ve l'ho detto, cioè per me deve essere tipo così scialacquata. E poi ovviamente non potevo fare proprio la cosa matchy perché quella sembra un po' troppo da donna. Però ho visto questa e ho detto no, è troppo carina. Che è sempre di Winnie, però con una stampa un po' più definita. E quindi sì, lo costringerò ad indossarla. Ovviamente dentro casa, che sia ben chiaro. O poi se ci esci, cavoli suoi. E ultima cosa, mia madre mi ha detto: ah, giusto, beh, adesso tu hai casa tua, io non ti ho ancora comprato niente. E c'era questa che, vabbè, lo sapete quanto io amo il nero, non c'è bisogno che ve la ripeta. Poi un mini vasetto con questo busto di donna. Ma raga, quanto è bello questa donna, bella curvy come ci piace a noi. Poi la porterò a casa e la metterò da qualche parte. E niente, quindi vi ho fatto anche un mini video haul in questo weekly dell'Italia, che a questo punto mi toccherà dividere in molte parti, perché altrimenti sarà super 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 lungo.